tutti, come state? Bentornati sul canale. Oggi sono qua per parlarvi di massaggio, di un massaggio cinese, la digitopressione, che aiuta ad alleviare lo stress. Allora, io ho letto di questi massaggi su una rivista, c'era un esperto che ne parlava, mi sono documentata anche in rete e ho visto che ci sono alcuni massaggini che possono essere, possiamo eseguire noi anche se non siamo appunto degli esperti e che comunque danno degli effetti positivi. Cioè, io non so se questi massaggi su di me danno degli effetti positivi perché io mi sono autoconvinta, quindi c'è anche un effetto placebo, non lo so, oppure se effettivamente sono dei massaggi che funzionano. Io penso che siano funzionanti e niente, praticamente la digitopressione, come vi dicevo, ha un'origine cinese, la medicina cinese la utilizza, e l'idea è quella che all'interno del nostro corpo ci sia una, come un'energia vitale, no? Che deve percorrere tutto il corpo, però certe volte questa energia si inceppa, va a bloccarsi in determinati punti del corpo, e questo blocco di energia provoca poi del dolore, provoca delle anche infermità, facendo appunto questi massaggi nei punti, insomma, precisi, si va a liberare questa energia, quindi la sblocchiamo e possiamo curarci. E, insomma, è una cosa che sembra molto fantastica, però non so, come dicevo, su di me sta funzionando. Io sono una che soffre lo stress, sia, insomma, determinate situazioni mi creano stress, uno stress che poi magari appunto riporto a casa e mi crea appunto un problema che, insomma, cardine, che l'insonnia. Ma lo stress, oltre che da situazioni così magari un po' complicate, non lo so, può derivarmi anche da dei pensieri, può derivarmi anche dal cambio di stagione tante volte, e quindi poi io sono appunto sensibile a questa situazione e non dormo, quindi l'insonnia è una delle cause principali, e poi oppure ho dei, come posso dire, dei pensieri che mi agitano la mente, quindi magari anche questo fa sì che non riesca a rilassarmi, non riesca a dormire. Sono un tipo anche abbastanza ansioso, quindi e quindi niente, ho trovato tre massaggi che riescono proprio a calmarmi tanto e ve li voglio far vedere. Però vi devo dire anche una cosa, che questi massaggi non li possono fare tutti, almeno secondo la medicina cinese, la digitopressione, se avete delle patologie, soffrite di pressione alta, appunto avete delle patologie, oppure siete in attesa, quindi le donne incinte non lo possono fare, non devono fare questi massaggi, o dovete chiedere, insomma, a degli specialisti. Il massaggio si esegue in maniera molto semplice, perché appunto digitopressione, dobbiamo toccare questi punti con le dita. Le dita preposte sarebbero o il pollice oppure il dito medio, però poi vabbè, se vi è più comodo, non so, l'indice, potete usare anche quello, oppure potete fare questi massaggi anche con le nocche, dicono, ma io non ci ho mai provato, oppure con degli oggetti che sono, insomma, tipo lunghi come un dito e possono aiutare nel massaggio. Comunque io faccio con le dita. E niente, il massaggio deve essere delicato, ma non delicatissimo, quindi dovete premere su un punto preciso, ma non una pressione forte, una pressione media. Non dovete provare dolore. Se doveste provare dolore, se dopo il massaggio, insomma, doveste non sentirvi bene, eccetera, abbandonate questa tecnica, non fa per voi, sentite un medico. Ma solitamente, insomma, cioè almeno su di me, solo effetti positivi. E poi cos'altro dire? È possibile anche che magari uno non riesca a trovare al primo colpo il punto giusto, quindi magari non sente nessun effetto. Allora magari date un'altra chance al massaggio, provate, insomma, a cambiare punto
e vedere insomma se la cosa va meglio. Cos'altro dirvi? Penso di avervi detto tutto dal punto di vista introduttivo. Vabbè, una cosa importante è il fatto di fare il massaggio in un ambiente rilassante, quindi non vi mettete davanti alla televisione a massaggiarvi, no, mettetevi in una stanza con una luce magari soffusa, potete accendere una candela profumata che preferite, non un profumo troppo forte, magari un profumo di lavanda, sedetevi in maniera comoda, non dovete stare in mezzo a rumori, allontanatevi dalla tecnologia, quindi non portate con voi il cellulare o il computer, cercate di stare ad occhi chiusi. E poi una cosa importante, mentre vi massaggiate, fate anche la respirazione, quindi l'espirazione è proprio quella della meditazione, quindi inspirate, espirate, fate questi respiri comunque belli lunghi e piano piano andate ad espirare e in questo modo andate a eliminare insomma lo stress, dice, via via stress dal mio corpo. E cercate di eliminare anche i pensieri dalla mente, proprio come si fa nella meditazione. Quindi create uno stato proprio di tranquillità, dovete stare comodi, tranquilli, quindi già questo porta al relax. E poi quindi iniziate a fare questi massaggi. Massaggi che durano poco, 30 secondi, massimo 3 minuti. Potete poi, volendo, ripetere il massaggio. E quindi niente, insomma, questa è la cosa introduttiva. Adesso veniamo al primo massaggio che voglio far vedere, che è il massaggio che mi ha fatto capire che questa tecnica poteva funzionare, che è il massaggio dietro l'orecchio, che serve per dormire proprio. Questo induce un forte relax e quindi fatelo prima di andare a dormire. Un 15-20 minuti prima di andare a dormire, perché dopo 15 minuti dal massaggio avrete questi, sentirete gli effetti. Il massaggio, come dicevo, va fatto qui dietro l'orecchio, dove c'è un piccolo avvallamento, dove c'è la base del cranio. Comunque poi sul blog vi lascio un'immagine, così potete trovare questo punto più facilmente. Quindi andiamo a massaggiare, facciamo la pressione e poi facciamo dei massaggi circolari. Massaggiamo per 15 secondi, poi ci fermiamo. Volendo possiamo fare un altro massaggio da 15 secondi. Dopodiché aspettate 15 minuti e vedrete il risultato, insomma, vi farà addormentare, cioè mi viene un sonno fantastico. Bevo anche la mia tisana rilassante, ma comunque credo che, cioè già adesso vi dico che ho fatto pochissimo, però mi sento già rilassata. Adesso vediamo un altro massaggio, sempre un massaggio facile da fare, che è il massaggio che toglie l'ansia. E quindi vedete sempre ansia, stress, sempre lì stiamo. Comunque si fa qui, in questo punto, in mezzo alla fronte, tra le sopracciglia, e si chiama terzo occhio nello yoga. E allora andiamo qui sempre con il dito medio oppure con il pollice, vedete voi quello che preferite, e andate qui a fare pressione e andate a girare, contate fino a 100, chiudete gli occhi, fate la respirazione e contate fino a 100. Una volta che siete arrivati a 100 avete finito insomma con il massaggio, e quindi questo è il massaggio che toglie l'ansia, allevia l'ansia. Sul blog poi vi lascio anche il massaggio contro il mal di testa, perché se avete il mal di testa c'è un massaggio che si fa qua. Comunque ve lo lascio sul blog. E adesso veniamo a un altro massaggio, che è il massaggio per calmare la mente. Non so se vi capita mai, a me capita, certe volte non riesco a dormire perché la mia mente non si ferma, sta lì che pensa, rimugina, cioè, e io dico no, voglio dormire, e la mente va, allora dobbiamo calmarla. Come facciamo?
partiamo dal pollice. I pollici vanno messi sulle orecchie, sembra una cosa strana, lo so, però provate. Allora, perché dobbiamo trovare il punto che si trova in mezzo qua al cranio. Allora si fa così, mettiamo i pollici sulla parte più alta delle orecchie, poi vedete qua ci stanno, c'è il dito medio che tocca l'altro dito medio, in questo modo, così, qui, e qua questo è il punto che andremo a massaggiare, abbiamo trovato il punto. Allora, il massaggio in questo caso consiste nel premere, ma leggermente, per 1 minuto, chiudete gli occhi, premete, inspirate, espirate, 1 minuto, state così 1 minuto, state appunto comodi, seduti in maniera comoda, e questo vi aiuta a calmare la mente. Quindi quelle sere che vi sentite agitati, che pensate, oddio, stanotte non si dorme, no, fate questa cosa e questo vi calma. Potete anche ripetere il massaggio se avete bisogno. C'è un altro massaggio che è molto carino, che è quello per la digestione, però di questo massaggio che si fa qua, insomma, comunque ve ne parlerò sul blog, perché insomma, vi lascio il link sotto nel blog, nel box di informazioni. Quindi io vi ho spiegato tutto, vi ho detto insomma quello che penso di questo massaggio. Forse è soltanto suggestione, non lo so, però io mi rilasso. Quindi se avete problemi di stress anche voi, provate, insomma, perché tanto provare non costa niente. State solo attenti perché non dovete sentire dolore, questa è la cosa importante, non vi deve dare fastidio, non vi deve dare dolore. Per il resto, come avete visto, è facilissimo e non è neanche un massaggio lungo, sono massaggi veloci, almeno questi qua. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate, fatemi sapere se conoscevate la digitopressione, se l'avete sperimentata e se insomma vi ha dato dei risultati oppure no. Fatemi sapere. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!